Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha presentato la nuova bozza della legge speciale Catanzaro Capoluogo, che sarà portata al vaglio del Consiglio Comunale perché venga sottoposta ad una valutazione della Regione Calabria. Riprendiamo con alcune differenze, ha detto Abramo, la legge già presentata nel 2006 perché siamo ad un bivio: o si dà a Catanzaro la dignità come capoluogo o non si va avanti e siamo pronti ad assumere azioni conseguenziali. È tempo che il governo ponga la sua attenzione su quello che effettivamente è il capoluogo della Regione Calabria. Sì, è una vecchia idea già proposta nel 2006 insieme ad altri colleghi consiglieri regionali. Oggi la riprendiamo perché si è aperta una discussione su questo. C'è stato anche l'intervento da parte del Presidente della provincia in quanto segretario del PD pure provinciale, quindi ne abbiamo approfittato per a questo punto discutere una legge che secondo me necessita il capoluogo di regione anche per le vicissitudini ultime, per esempio sulla polizia penitenziaria. Sa perfettamente che c'è stata una richiesta da parte nostra di lasciare l'amministrazione della polizia penitenziaria qui nella città capoluogo come prevista per legge, mentre c'è stato un intervento parlamentare da parte del ministro per stravolgere questa legge e permettere a Lamezia di avere questa amministrazione penitenziaria, questi uffici dell'amministrazione penitenziaria, nonostante Lamezia stessa non li volesse, voleva che rimanesse il carcere così come lo era qualche anno fa. E quindi è arrivato il momento di dire basta a questi soprusi da parte degli interventi da parte non solo dello Stato, ma anche di alcuni uffici pubblici molto importanti, compresa la RAI, perché la RAI per statuto doveva essere qui, doveva nascere nel capoluogo di regione. Per statuto invece è l'unico caso in Italia in cui la RAI non è nel capoluogo di regione. Uno strumento legislativo che sarà sottoposto all'attenzione del Consiglio regionale per rafforzare la funzione direzionale di città capoluogo. È giusto che Catanzaro abbia questa legge, mi auguro che il Consiglio regionale prenda atto e approvi questa legge proprio in relazione alle funzioni che un capoluogo di regione deve svolgere, perché non è giusto che per poter difendere le nostre prerogative bisogna ricorrere a citare in giudizio un ministero. E io mi riferisco alla sede regionale del provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, dove settimana scorsa l'amministrazione comunale di Catanzaro è stata costretta a citare il Ministero della Giustizia per vedere riconoscere le proprie prerogative di città capoluogo.